Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, prima di fare qualsiasi cosa vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare il link di Twitch dove streamo praticamente tutti i giorni. Quindi sbrigatevi a followarvi e se avete Amazon Prime anche ad abbonarvi. Detto questo, abbiamo un prodottino nuovo da aprire, il box di Speed Duel della serie GX. Piccolo spoiler, ne abbiamo già aperto uno su Twitch, quindi se non volete perdervi niente, seguitemi. Detto questo, oggi insieme a voi vorrei capire se conviene o meno acquistarlo e nel caso... Vabbè, questo video è sponsorizzato da Magic Corner, trovate il link del negozio qua sotto in descrizione e lo potete comprare da loro che è in offerta. Si parla di 25,90€ se non sbaglio, quindi 5€ in meno rispetto alla concorrenza, eh? Poi fate voi. Detto questo, andiamo ad analizzare il prodotto. Potete vederlo in due modi differenti, ovvero come un gioco da tavolo a sé stante e come un set di ristampe. Però diciamo che ci sono delle reprint molto interessanti per quanto riguarda il GOT format. E dei rarity bump ancora più belli. Piccolo spoiler, Donzalong, Dekoichi, Book of Moon e Signora Guerriera DD. Poi ovviamente senza escludere Drago Arcobaleno, Destino Fuoco Vulcanico, Razzo Vulcanico e tante altre che andremo a vedere aprendo questo prodotto. L'unica pecca di questo set secondo me è che le secret non sono assicurate, nel senso all'interno ce ne sono 8 di 24, mentre nel primo cofanetto uscito 2 anni fa erano assicurate tutte. Tenete in considerazione questa cosa, le secret del primo set, esempio Nobleman, sono tipo lievitate di prezzo e attualmente la carta magia si aggira sugli 8-9 euro ed era assicurata. Qua no, quindi la possibilità che anche queste si valutino, soprattutto la roba GOT, è abbastanza alta. Detto questo, col mio mezzo bisturi, andiamo ad aprire il prodotto e vediamo sia i mazzi che ci sono all'interno che le carte, chiamiamole, promo. Ah, ovviamente mi ero dimenticato che all'interno c'è anche Dasher Secret, Floodgate, King Ojama, Golem Ingranaggio Antico, vabbè, raga, e il Cyber Drago, ovviamente. Ma vi dico, andiamole a vedere che sono veramente fighe. Allora... Non vorrei lo spoiler delle secret perché la prima è fusione. Vabbè, facciamo finta di non sapere quale sia. Anche se una mezza idea ce l'ho. Detto questo, adesso andiamo a farci un excursus veloce degli 8 mazzi che troviamo all'interno. Abbiamo per primo il mazzo Ingranaggio Antico con il nostro cazzutissimo Golem. Abbiamo Golem Ingranaggio Antico, Mech Cacciatore, Ratto Gigante, Il Cavallo di Troia, Dekoichi, ottima reprint per GOT. Bestia Ingranaggio Antico, Soldato Ingranaggio Antico, Ingegnere Ingranaggio Antico, Cavaliere, Congegno, Terremoto, Castello Ingranaggio Antico, Città degli Ingranaggi, Doppio Ciclone, anche questa ottima come ristampa, poi Avanzata delle Carte, Metamorph, Stato del Malvagio, Condensatore di Danno, Miniaturizzare e basta. Per quanto riguarda il mazzo Ingranaggio Antico, perché ovviamente qua i mazzi di Speed Duel sono più piccoli, dovrebbero essere 20 carte se non sbaglio. Passiamo adesso al Cyber Lama. Abbiamo Pattinatrice Lama, Senju dalle Mille Mani, Uccello Sonico, Signora Guerriera DD, ottima ristampa per GOT, Signora Guerriera delle Terre Desolate, Cyber Etoile, Cyber Tutu, Cyber Ginnasta, carte che tipo utilizzavo nel misto 15 anni fa, Cyber Prima, Ben 10, carta da denuncia penale in qualsiasi mazzo che gioca i rituali, Drytron Confirmed, poi Idaten, Izana e basta per quanto riguarda i mostri. Poi abbiamo Il Guerriero Sopravvissuto, Arma Rituale, Rituale dell'Angelo Macchina, Scaglie Berserk, Ciclone Cosmico, anche questa ottima ristampa, che se non sbaglio dovrebbe essere Secret. Non voglio dire cavolate, poi andremo a vedere. Poi Mistica Barriera della Vita, altra carta per GOT, Double Passé, Anfora dell'Avarizia, carta del merda, e basta. E qua finiamo il Cyber Lama. Poi andiamo al Bestia Cristallo, e diciamo che beccare lui Secret dopo non sarebbe assolutamente male, perché, raga, fasciala un botto. L'ho visto in foto e è incredibile. Abbiamo poi Bestia Cristallo Gatto Ametista, Mammut Ambra, Carbuncle Rubino, Tartaruga Smeraldo, Tigre Topazio, Aquila Cobalto e penso Pegaso Zaffiro come ultima carta. Hanno anche il Profeta Cristallo che non c'entra assolutamente niente, ma c'è scritto Cristallo, quindi buttiamola qua dentro. Andiamo adesso alle magie. Abbiamo Rovina Arcobaleno, Valore Raro, Benedizione Cristallo, Promessa Cristallo, Rilascio di Cristallo, Albero di Cristallo, Regeki Cristallo, Pisello di Cristallo, Vita Arcobaleno,
e arcobaleno arcobaleno e tempeste di tempesta e conclave cristallo. E va bene, questo era il mazzo di Jesse. Poi andiamo con la prossima confezione. Abbiamo qua il mazzo di Jaden, vabbè, l'eroe elementale alla fine credo di conoscerlo abbastanza bene, ho giocato tipo il mascheriro un botto, poi anche l'Hirobit all'epoca, quindi diciamo che gli eroi elementali me ne sono passati per le mani. Allora, abbiamo Evian, Bustinatrix, Climen e Sparkwen, vabbè, quelli base. Comunque ragazzi, se avete i feels per la serie GX, questo potrebbe essere il prodotto giusto. Poi, Dea del Terzo Occhio che Jaden non ha mai usato, ma ok. Curibalato, il Rottweiler Macchina, Bubbleman, Blade Edge, Wildart, Necroombra e basta. Poi, Polimerizzazione, Saggio delle Fusioni, Rinforzi dell'Esercito, anche questa come ristampa non è malvagissima, Grattacielo, Recupera Fusione, R-Retta Giustizia. E basta? E dov'è lei? Cazzo! La carta più forte. E va bene, abbiamo solo R Retta Giustizia. Perfetto, grande. Cioè, tra tutte le carte Hero, penso che questa era l'unica che te potevi risparmiare. Mettevi un'altra roba generica invece di una carta che è praticamente un pezzo di 4. Poi, tra le trappole abbiamo Annulla Attacco, Emerge un Eroe, Segnale dell'Eroe e basta. Finito. Andiamo al Hero adesso. Ragazzi, ovviamente qua dentro la Konami ha messo Enforcer. Mi sembra abbastanza scontato. Abbiamo Plasma, Signore del Fato, Ragazzo Diamante, Maestro di Lama, Enforcer, Dispensatore di Paura, Enforcer, 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 Enforcer. No, non c'è Enforcer. Allora, poi abbiamo Polimerizzazione, Rinforzi, Spada Fusione Lama Murasame, Città Oscura, Spirito del Destino, Grande Destino, Raggio Notturno, che anche questa non è male, Destino Segnale, Catena del Destino, Contrattacco D e basta. Passiamo adesso al mazzo di Chaz, ovvero l'Ojama. Abbiamo Ojama Giallo, Ojama Verde, Ojama Nero, V-Tigre Jet, Chiron il Saggio, che se non sbaglio si chiamava Chirone una volta, ma dettagli. Poi Drago Armato livello 3, livello 5, livello 7 e non vuoi che la Konami non ha messo livello 10? Pam! Perfetto, visto? Poi abbiamo doppia V catapultala, Ojama rosso, Ojama blu, che tipo fino all'anno scorso stavano a 4 euro l'uno, quelli rari, perché non avevano reprint. Ora probabilmente sono calati. Poi abbiamo polimerizzazione, Uragamano Ojama delta, Ojama magia, Trispettro, Ojama match, La tomba del risveglio, Super corsa avventata, Scudo punta con catena. Me puzza qualcosa perché questa... tipo è uscita set e set dopo la roba Ojama, ma dettagli, va bene. E muro di disturbo. Andiamo adesso al mazzo di Zane, al mazzo Destino Fuoco Vulcanico e alle abilità. Allora, qua abbiamo il Cyber Drago, Drago Cacciatore, Proto Cyber Drago, Fenice Cyber, Fenice, Corno Cyber Oscuro, Ali Cyber Oscure e Scheletro Cyber Oscuro, che sono già state reprintate quindi non servivano. Poi Drago Esplosivo, Cyber Naga, Artiglio Cyber Oscuro, che questo Zane non l'ha mai usato, Polimerizzazione, Differente Capsula Dimensionale, Fusione Futura, Fusione Sovraccarico, Impatto Cyber Oscuro, Disturba Trappole, Cyber Ombra Gardena, Spazzare Via, altra carta simpatica, Perdita di Memoria, Cyber Network e basta. Passiamo adesso al mazzo Destino Fuoco Vulcanico, che tipo è bellissimo e questo secret sarebbe molto carino da sbustare dopo la decoici e tutta la roba gotta. Ovviamente abbiamo Destino, Impachi Fiammeggiante, Impachi di Carbone, perché ovviamente è finito il combustibile e quindi è rimasto solo il carbone, Tartaruga UFO, Spirito delle Fiamme, Folletto della Magia Infuriato, Guscio Vulcanico 1 2, ovviamente la Konami può fare le cose fatte per bene? No. Poi, Devastatore Vulcanico, Frantumatore Vulcanico, Razzo Vulcanico, Guardie Regali, Salamandra, che questa la giocava Joy, non la giocava Axel Brody, capito? Poi abbiamo Turbine, Acceleratore Fiammata, Acceleratore Trifiammata, Fuoco Selvaggio, Mikizure, Fuoco di copertura, ovviamente non è che se c'è scritto fuoco la butti qua dentro a caso, ma sembra che la Konami faccia così. Poi, muro di fuoco, stessa cosa di fuoco di copertura.
Poi, adesso abbiamo le abilità, che ovviamente servono al mazzo, assolutamente. Abbiamo qualcosa succede. Potente gruppo di gente. Paese di Ojama, che stranamente ha lo stesso effetto della terreno Ojama, ma va bene, ok. Tanto qua dentro non c'è, quindi va benissimo. Poi abbiamo fusione antica. Fusione 6 per lama e Alexis è sempre bellissima. Poi trascendenza cristallo. Tecnica stile cyber proibita. Schieramento acceleratore fiammata, armato e pronto. Match medievali che è uguale alla terreno che troviamo all'interno delle carte. Molto particolare come cosa. Abbiamo quindi un'abilità uguale a una carta magia continua. Perfetto. Poi abbiamo Alexis di nuovo, che è sempre bellissima e fregna. Poi collezione cristallo arcobaleno, stile cyber oscuro, cannone vulcanico, elementi energizzanti, spazio per la crescita, vabbè, perché Cyrus è alto un cazzo e un barattolo. Ho il DNA di dinosauro e consumato dall'oscurità. Allora, andiamo adesso all'ultimo, prima delle promo. Ragazzi, eccovi l'enforcer sbagliato. Perfetto. Poi abbiamo gigante del tuono, bastione istruttore eroe elementale, vapore curatore eroe elementale, poi Darkbright, plasma, dragone del destino finale, pericolo eroe del destino, Ryujama, WW catapulta tigre, cavaliere Ojama, golem ingranaggio antico finale, cyber lama che ho sbustato secret ieri, poi super drago arcobaleno, anche questa ottima come ristampa perché usciva solo da LED se non mi sbaglio e costava tanto, almeno adesso c'è pure una reprint comune, poi drago cyber finale, drago supremo chimeratech, drago cyber oscuro, clessidra della vita, così. Grande koala, vabbè, questo perché c'è la fusione. Poi, Monkey Monkey, sempre bello, sempre nel suo. Poi, Don Zalong, ottima ristampa per Got, assolutamente, però io lo voglio secret. Poi, Mago Apprendista, altra ottima ristampa per Got, però anche questo lo vorrei secret. Poi abbiamo Kangaroo Mortale, che è un canguro, sicuramente, che si è beccato le radiazioni. Poi, Giroid, Hydrogeddon, drago arcobaleno scuro, così, brachiodonte nero, senza motivo, golem ingranaggio Thun, perché c'è il mazzo ingranaggio antico, ma questo lo utilizzava Pegasus, nella serie GX, poi, curibosfera, anche questo esce secret e non vorrei beccarlo, 100-100 che esce questo, poi, maestro di Oz, questo è il motivo per cui c'è il canguro, e ovviamente ottima reprint per Got, perché se non sbaglio esiste raro e ultimate e quello raro in prima sta a 10 euro. Poi WWXYZ, libro della luna, arma fusione, esplosione Mokey Mokey, tentazione cristallo perché ovviamente prima non ce l'avevano messa. Poi terra degli Ojama, che ovviamente abbiamo anche l'abilità. Poi oscurità avanzata e abbiamo anche l'abilità. Energia ascendente. Justi frattura e come ultima buco trappola chiuso. Detto questo ragazzi, io adesso andrei a dare un'occhiata alle secret perché sono la roba più interessante e effettivamente più golosa di questo prodotto. Andiamo a vedere la prima. No, non è l'enforcer che volevo io. Vabbè, ok, ci posso stare. È comunque bellissima secret, ha un fascino spaziale ragazzi. E poi questa non l'avevo ancora sbustata. Come seconda abbiamo... bellissimo razzo vulcanico secret. Mamma mia. Per chi vuole giocare vulcanico, questi sono d'obbligo. No, è veramente bella. È veramente bellissima come carta. Poi abbiamo... andiamo a vedere da sopra. Ah, ok. Dasher. Dai, sto beccando tutte quelle che non ho già beccato. Vorrei il decoy, c'è il Don Zalong. Grazie. È magia. Che carta magia può essere? Book of Moon. Infatti, questo è il secondo che trovo. Molto bella. Però, ancora non è uscito sto cazzo di Don Zalong. È luce. Ragazzi, questo usciva solo da CT, così, e mi sembra anche da pack. Però quelli costano, tipo... troppo. Quindi questa è un'ottima alternativa. Mamma mia, quanto è bello. Dai, un piccolo Don Zalong. È luce? Chi può essere? Signore Guerriero DD?
Infatti, anche questa l'avevamo già sbustata, però fa sempre comodo, perché è GOT. Però io voglio il Donzalong. Potrebbe essere. Ok, ottimo, ottimo, perché sta tantissimo il Cyber Drago. Però, diciamo, non lo volevo. Voglio sto cazzo di Donzalong, dai. Un'altra fusione. Ryujama? No, è Golem Ingranaggio Antico Finale. Molto bello. Dai, dai. Ci posso stare perché è quasi tutta roba che non avevo ancora sbustato. Tanto che ci sono, vi faccio vedere anche le altre che ho sbustato ieri sera. Abbiamo una Cyber Lama. Signora Guerriera DD. Vabbè, questa come quella di prima. Drago Armato livello 7. Anche questo carino, però a questo punto avrei, cioè, sperato in un livello 10 qua dentro, visto che il 7 è stampato tra le comuni e il 10 non c'è. Poi abbiamo Cyber Drago Finale. Anche questa molto carina. Vabbè, Libro della Luna, ma l'avete già visto. Il Cyber Drago, stessa cosa. Il Decoici, che anche questa è una delle carte più costose del set. E per concludere, Ryujama, che non si disdegna mai. Vabbè, io ce l'ho Ultimate in prima, però anche Secret è molto bellino. Detto questo, io vi potrei dire che il video è finito qua. Però diciamo che Konami me ne ha mandato un altro. Quindi che faccio? Non ci andiamo ad aprire le promo per vedere se stavolta esce sto cazzo di Donzalong? Ovviamente sì. Ragazzi, bam! Non è il Donzalong, però il Golem Ingranaggio Antico. Quanto cazzo è figo. Adesso lo apro e ve lo faccio vedere. Golem Ingranaggio Antico. Mamma mia. È stupendo, ragazzi. È incredibile. Poi abbiamo Plasma. Ok, ma anche no. Poi abbiamo di nuovo il Drago Armato livello 7. Almeno non darmi le stesse. Ah, Book of Moon. No, bella questa. Polimerizzazione. Tanta roba. Molto carina. Dai, 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 Donzalong. Dai, dai. Un altro Decoici. Ottimo, che cercavo il playset, quindi sono molto contento. Poi. Un altro Uomo Alato della Fiamma. Un'altra Signora Guerriera DD. Come ultima. No, è una fusione. Un altro Cyber Drago Finale. Che palle sto Donzalong. Mi fa pena un botto. Detto questo, io ovviamente ringrazio Magic Corner per avermi permesso di fare l'opening. Quindi, ragazzi, link in descrizione, se volete acquistarlo. Ragazzi, voglio fare una piccola considerazione. L'altro giorno in live, quando abbiamo aperto il prodotto, ci siamo messi poi a valutare ai minimi i prezzi delle carte Secret. Bene, il prodotto sul sito sta 25,90€. Solo le Secret valgono 26,20€, almeno quelle che ho trovato. Quindi solo con quelle ci andate in positivo. Terrà in considerazione l'acquisto, visto che Nobleman da 3€ che stava è salito a 8, queste possono fare la stessa fine. Quindi, giocatori di GOT e di Speed Duel, vi consiglio di comprare il prodotto, cioè non dico adesso, ma nel breve termine, perché rischiate che poi vi tocca strapagare le carte. Ah, ovviamente se momentaneamente non avete soldi da buttare, quando non sarà più in offerta potete utilizzare il codice 2022 cappello per ottenere il 10% di sconto, sia per quanto riguarda il sigillato che le carte singole. Quindi, detto questo, ragazzi, voi state amazing e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!